È ovvio che la situazione di chi ha ottenuto un riconoscimento non ci fa sentire comodi, perché siamo soggetti a rischio. I nostri figli hanno sì una tutela giuridica in questo momento, ma in realtà una spada di Damocle ci pende quotidianamente. La politica non guarda in faccia la realtà, non guarda in faccia gli studi, non guarda in faccia nulla, perché gli studi dicono che i bambini non hanno alcun tipo di problema nel crescere in una famiglia omogenitoriale, quindi non c'è nessun tipo di diversità con i bambini nati in una famiglia eterosessuale. E oggi lui è piccolo e quindi non, anche se sente qualcosa non riesce a comprendere, ma un bambino un po' più grande, anche di 6-7 anni, delle domande le andrebbe a porre sicuramente con questa situazione. Come si può dire a un bimbo che io non sono la sua mamma? O in generale nelle famiglie omogenitoriali dire che uno dei due non lo sia. Sono tante le piccole situazioni del quotidiano che la mancanza della doppia genitorialità porta all'interno di una famiglia che si sente famiglia, perché noi siamo famiglia, in tutto e per tutto. Per nostro figlio pensiamo oramai di procedere anche dal punto di vista legale e quindi affidarci a un legale e procederò con l'adozione, che non è, fa un po' a cazzotti con quello che sento, provo e penso io, che poi dipende sempre dal suo consenso. Un'adozione, quindi se lei accetta io posso adottare mio figlio e quindi in questo momento noi siamo una famiglia, abbiamo una relazione sana e va bene. Io non conoscevo perfettamente la pratica della GPA attraverso le coppie di uomini che ho conosciuto in associazione, ho ascoltato le loro esperienze e quindi ho appreso come procede questo loro viaggio verso la costruzione di una famiglia. E devo dire ha rotto delle barriere che vengono fuori da retaggi culturali, da una visione patriarcale e soprattutto ho capito quanto la donna sia libera. Io posso comprendere che molti possano avere delle resistenze etiche alla gestazione per altri. E non mi sembra una cosa così assurda non condividere. Ciò che trovo assurdo è pensare che il tuo pensiero debba essere un pensiero che lo pensino anche gli altri. Io sono per la regolamentazione della gestazione per altri, perché è ovvio che si può scadere molto nello sfruttamento, quindi donne in stato di bisogno che mettono in vendita il proprio corpo per. Ok, regolamentiamo. Ma è come dire, siccome c'è la tratta degli organi, adesso non facciamo più i trapianti di organo. Non riesco veramente a comprendere. Incominciamo a conoscere molto meglio che cosa significa. Io direi che forse è il caso di chiedere a queste donne cosa sentono, cosa provano. Magari saranno lontano dal nostro mondo, ma non per questo motivo deve essere considerato oggi reato universale. Penso a questi bambini che sono nati dalla GPA. E penso che domani porteranno l'etichetta di essere figli di un reato. È stato un incontro con famiglie arcobaleno che è stato necessario, e da lì abbiamo anche capito una cosa fondamentale: nel momento in cui noi diventavamo genitori, non potevamo semplicemente limitarci a questo. Io non posso mettere al mondo un figlio e non sentirmi responsabile per quello
quello che do a mio figlio, che non è soltanto all'interno dell'ambito familiare, ma anche all'interno di una società. E quindi il mio privato deve necessariamente diventare politico, non può essere diversamente. Lo appendiamo con la pinza. Ciao amore. Ah, pure io vengo. Ah, ok. Ma io faccio il fatto. Ah, grazie. Ma sì, sto scendendo, vieni. Se arrivo. Vediamo, arrivo. Ti ho preso. Ti ho preso ormai. Mi fai il salto?